Allora, benvenuti nel video delle scoperte del mese. In questo video vi mostrerò i tre prodotti che mi sono piaciuti di più per questo mese e che non avevo mai provato. Prima di tutto, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, di essere iscritti al mio canale e di cliccare sulla campanella, così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E ricordo anche di lasciarmi un commento se volete partecipare all'estrazione di un premio. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video per scoprirlo. Ed ora iniziamo con le recensioni. Allora, il primo prodotto, sì, iniziamo benissimo, perché è la crema piedi con il 15% di burro di karité per pelli secche dell'Occitane. È questo qui. Ecco, io avevo la confezione da 10 ml, ma ho guardato sul sito e l'ho segnato 30 ml 8 euro, 75 ml 14 euro, 150 ml 24 euro. Allora, 15% di karité, sì. E un'altra informazione? Ah sì, mi ricordo. Ah, dentro lavanda, lavanda, ed si sente tantissimo la lavanda, è vero. Però è una crema ricca, è molto molto idratante, basta poco prodotto da applicarsi con un massaggio di 2 minuti, neanche tanto, e assorbe immediatamente. Lascia la pelle dei piedi davvero, pelle dei piedi e un scioglilingua, comunque davvero morbida, morbida, nutrita, previene e rimuove le eventuali screpolature, davvero fantastica. Soprattutto per il periodo estivo, quando i piedi sono più scoperti, questo risolve la situazione, davvero, basta un'applicazione dopo la doccia, proprio pochissimo, al tempo di un leggero massaggio, assorbe, potete tranquillamente camminare senza scivolare o potete mettere le ciabatte o le pantofole che non si appiccica, cosa odiosa, ma davvero wow. Cioè, wow, funziona davvero e questa mi è super super piaciuta ed è davvero valida. Prossimo prodotto. Vi mostro adesso un prodotto che per me è stata una scoperta davvero e parlo di questa crema per il corpo, oltretutto in un bottiglione, della Leocrema. Dice di essere crema fluida addolcente, idrata 24 ore, ideale per pelle secca, burro di karité e vaniglia con vitamina E, proteine della seta, irresistibile coccola per una pelle intensamente morbida e setosa, si assorbe rapidamente e non unge. Allora, ora vediamo se è vero. 400 ml, quindi è davvero un bottiglione, 1,75 euro, esatto. Allora, è questa qui e non ci sta neanche in inquadratura. Allora, prima di tutto, è una crema dalla texture abbastanza ricca, ma una volta applicata, poco prodotto per volta, la applicate, la stendete, non lascia scia bianca, si stende molto molto facilmente e assorbe quasi immediatamente. Cioè io faccio un braccio, poi faccio l'altro e questa è già assorbita, quindi davvero promette, si assorbe rapidamente e non unge, vero? Ok. Per pelle secca, io direi più per pelle normale perché ha un potere idratante medio. Diciamo che è una buona crema ed è valida da applicare dopo la doccia. Quindi, dopo la doccia quotidiana, uno si applica questa crema, si può vestire tranquillamente subito dopo ed è valida perché lascia la pelle idratata. Allora, la profumazione è vaniglia. Sì, infatti, burro di karité e vaniglia. Sa davvero di vaniglia, è una coccola calda, avvolgente, perfetta per me per l'inverno. Effettivamente dice irresistibile coccola per una pelle intensamente ed è morbida e setosa. Ecco, lo dice lei. È una coccola per la pelle, davvero, perché intanto dura un sacco. Poi è valida, leggevo adesso che è un Made in Italy, oltretutto, sì, mi è piaciuta. L'INCI non è neanche tra i più peggiori, certo, non è il massimo. Però se non cercate un prodotto bio è uguale agli altri. L'INCI è uguale alle altre creme, però costa 1,75 euro ed è un bottiglione. E oltretutto ha fatto anche altre profumazioni che io voglio assolutamente provare perché sono curiosa. Questa sicuramente la ricompro. Poi andiamo avanti. Ultimo prodotto per questo mese e ragazzi anche questa è stata una scoperta. Allora, si tratta dello Stick Labbra Sec Protettivo Nutriente Olivo della Bottega Verde. Allora, 100% ingredienti di origine naturale e sì, devo confermarlo, ho guardato l'INCI, qui non c'è scritto l'INCI, ma ho guardato, non c'è scritto, ma ho guardato sul sito e sì, è
È quasi completamente verde e solamente c'è una qualche fragranza che può disturbare, ma sì, valido. Allora, prezzo è un 5 ml, costerebbe 9,99 euro, ma in promozione a 4,99 euro e si trova spesso anche a 2,99 euro. Guardatelo quando è in promozione perché è valido. Ora, come sempre con gli Sticlabbra, io potrei stare qui 10 minuti a fare così, quindi facciamo un momento ASMR. Bene, ora cosa dirvi? Intanto, sì, ok, mi ricordavo da dirvelo, è un prodotto da usare in inverno perché è molto molto cremoso e quindi in estate col caldo si scioglierebbe. Però dice di essere adatto stick labbra secche, protettivo e nutriente, davvero. In inverno è fantastico perché l'ho applicato sulle labbra, è cremoso, basta una passata, non le lascia lucide, ma subito le nutre. Cioè, se per caso sono un po' screpolate con il freddo, un velo, le sentite subito belle morbide, che non tirano più, belle idratate e soprattutto una volta che svanisce, non dovete andare a riapplicare perché l'effetto persiste, quindi davvero funziona. Mi è piaciuto davvero tanto. Sì, per l'inverno, fantastico. Ottimo anche da tenere in borsetta durante la giornata, applicarlo se siete fuori, fantastico. Cosa importante per me, anche se la versione all'olivo non sa assolutamente di oliva, perché io quella profumazione che io odio, è vero che non persiste la profumazione sulle labbra, ma odio, ma questo non lo sa. È classico, non ha una profumazione, sembra proprio uno stick, quelli medicali. Sì, è classico, tranquillamente, quindi fantastico. Per l'inverno questo da tenere in super super considerazione. E adesso sono curiosa di sapere se avete provato questi prodotti e quale vi è piaciuto di più, quale vi incuriosisce, e spero di essere stata utile come sempre. E se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e noi ci vediamo al prossimo video aggiornamento. Alla prossima, ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!